Una grandissima prima per la stagione teatrale del Fenaroli, con uno strepitoso Leo Gullotta a vestire i panni del professor Agostino Toti, in Pensaci Giacomino di Luigi Pirandello. Oggi, come 100 anni fa, Gullotta prova a scardinare quella società becera e ciarliera, dove il gioco della calunnia e del bigottismo è sempre pronto ad esibirsi. Un mondo in cui quelle che vengono definite le dicerie pregiudizievoli sembrano essere sentenze intransigenti, ma solo per chi non vuole guardare ancora a valori morali ed etici. Un testo di 100 anni fa, pensate, tratto da una novella, poi l'ha trasformato in un testo teatrale, non veniva fatto in Italia da oltre 30 anni, ed è un testo straordinario perché questo signore, premio Nobel appunto, Pirandello, aveva un naso, un intuito sociale straordinario, ha capito perfettamente il fallimento di questa nostra società. Infatti nel testo c'è il racconto, la sottolineatura, il prendere coscienza da parte del pubblico. Si parla della condizione della donna, della scuola, degli anziani, si parla dei giovani e quindi ognuno nel pubblico con una grande partecipazione, ovunque siamo andati l'anno scorso e quest'anno che ricominciamo da Lanciano a girare l'altra parte dell'Italia, trova i propri fantasmini, no, in tutti questi temi, perché poi ognuno insomma nella propria coscienza qualche ipocrisia se l'è portata dietro, qualche problemino non superato se l'è portato dietro, però tutta la compagnia, come avete visto, è una compagnia primaria, 9 interpreti, compagni di lavoro fantastici, poi si vede di qua sul palco, poi ci sono i tecnici dietro, insomma una compagnia corposa da questo punto di vista. Noi siamo molto contenti sia dell'anno scorso sia da quest'anno appunto da Lanciano di aver raccolto così tanta partecipazione. Quindi io personalmente qua a Lanciano ringrazio il pubblico che è venuto. Ringrazio tutti per l'affetto che per la strada mi dimostrano qui a Lanciano. Quindi io ricambio e a tutti voi non posso che fare gli auguri per la vita, per le vostre famiglie.